caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi e nei prossimi due giorni vorrei proporvi tre perle di motivazione gentili e delicate che ci riconciliano con la nostra realtà, con il nostro mondo quotidiano. E in questo modo vorrei che le prendeste queste tre motivazioni che fanno parte di un testo molto bello pubblicato per Area 51 Publishing, ma non perché l'abbiamo pubblicato noi, è molto bello, ma è molto bello e l'abbiamo pubblicato noi, le due cose sono distinte, sebbene correlate da un punto di vista meramente commerciale, scritto da Paul L. Green e Stephen Bailey, due dei nostri autori più classici, nel senso di quelli che ci accompagnano dall'inizio della nostra avventura editoriale, e si chiama Il manifesto del vero benessere. È un testo che non abbiamo messo in vendita essenzialmente, ma che proponiamo ai nostri clienti come plus, in allegato, in aggiunta, come contenuto speciale. E lo abbiamo fatto in accordo con i due autori perché è un testo un po' diverso da quelli che siamo soliti pubblicare, che propongono contenuti, programmi, corsi orientati a fornire strumenti e strategie certamente teorici di conoscenza, ma essenzialmente pratici d'uso. Queste sono vere e proprie riflessioni, riflessioni libere fatte dai nostri due autori che hanno trovato un'armonizzazione dei loro differenti sentimenti in questa idea comune del vero benessere. Ovviamente il vero benessere è qualcosa che coinvolge tutte le sfere della nostra vita, non soltanto il corpo, ma neanche soltanto la mente, nel senso di rilassamento, nel senso di acquietamento. Coinvolge la nostra vita quotidiana, letteralmente, coinvolge il nostro modo di vedere ed essere nel mondo. Ed ecco perché oggi e nei prossimi due giorni vi propongo tre argomenti che mi hanno molto colpito di questo testo. Il primo è ritrovare i propri ritmi di vita oggi, domani ritrovare il proprio senso nel mondo e infine, dopodomani, riuscire a non abituarsi. Sentite già che gli argomenti riguardano proprio questo senso complessivo, olistico, ma non nel modo in cui viene interpretato comunemente il termine olistico, cioè relativo essenzialmente a pratiche alternative di natura terapeutica. L'olistico qui riguarda l'olos, cioè il tutto che è la nostra esistenza, la quale vive sempre qui e ora su più piani, e questi piani vanno armonizzati. Questo è il vero benessere. Vivere sempre al meglio nella vita quotidiana, ritrovando il proprio centro, ritrovando la propria direzione e continuando a seguirla. Oggi perciò vi propongo Ritrovare i propri ritmi di vita di Paul L. Green e Stephen Bailey. Ritrovare i propri ritmi di vita. Una passeggiata. Concedetevi una passeggiata soltanto. Una volta ogni tanto. Mica sempre. Mica è un ordine del medico. Fate una passeggiata quando vi capita. E non in un boschetto, in un parco, per ritrovare i colori della natura. Fatela nel centro della vostra città, per ritrovare i volti delle persone. Capiterà che un pomeriggio, o verso sera, come quelle sere d'inverno finalmente fredde, quando il cielo sgombro di nubi si irraggia d'azzurro al secondo imbrunire e i colori sembrano respirare tra le case, capiterà che un crepuscolo di questi non abbiate niente da fare, o perlomeno niente di così urgente. Anzi,
fate finta che sia urgente. Così siete giustificati. Poi fate una passeggiata. Tra la gente. L'automobile è calda, accogliente, a temperatura ambiente. Dissolve le intemperie, ammortizza i rumori, appoltiglia le sensazioni. L'automobile ha una sua metafisica, regole sue, che vanno rispettate. Proprio quando è freddo, fate invece due passi, imbacuccati nel vostro cappotto, col naso punzecchiato dal prurito dell'aria. Non ha senso farli di sera in un prato. Molto meglio farli nel centro città, così pieno di luci, di negozi aperti, di gente che passa. Anche noi passiamo, passeggiando nel centro, e sfioriamo i negozi, ma non abbiamo niente da comprare. Mica è sabato, che bisogna fare shopping. Magari è lunedì, e siamo liberi dagli acquisti. Il frigorifero è mezzo pieno, o mezzo vuoto per i più pessimisti. E non è Natale. I regali li abbiamo già fatti. È un giorno feriale come tanti che a volte ci perseguitano, tra l'ansia del lavoro e la routine dei gesti consueti. Ma è strano vedere come il mondo non sia soltanto quella ruota che gira sempre uguale. Come allestisca questi spettacoli, questo teatro di volti che osserviamo con tenerezza. Eppure, senza il peso dei ritmi feriali, anche i piedi sono più leggeri. E questa città appare diversa. Anche queste facce sembrano diverse. Che gran piacere astrarsi restando qui. Nessuno ci cerca. Nessuno ha bisogno di noi per un favore o qualcosa da dirci. Persino noi non abbiamo niente da dire. Che delizia essere invisibili. Sono i rumori di quest'ora che si attarda nella piazza che ci attirano. In una sera così anonima, come brulica la vita. C'è chi fotografa un'amica davanti alla chiesa. I bambini giocano tra i piccioni. E questo sguardo che siamo noi che cammina avanti e indietro. E sentire queste voci amalgamarsi. Un coro sacro tra le luci dei palazzi. Che bello questo angolo di piazza. Che piacere passare su questo palcoscenico. Essere comparse. A volte sembra che la vita non abbia più niente da dirci. Siamo stati bambini che non ce lo ricordiamo più. Adolescenti e il tempo è passato. Siamo ora adulti e ci hanno insegnato che la vita è una guerra. Che si vince o si perde. Che chi vince prende tutto. E chi perde, perde tutto. Negli altri dobbiamo vedere un nemico. Da sconfiggere o superare. Da schiacciare per dimostrare che non vale come noi. Abbiamo la mascella che fa male dal gran che la stringiamo. In questo mondo non contano che i soldi, il potere. Inseguiamo gli status perché ci dicono che è giusto. Corriamo e abbiamo le agende sempre piene. Dobbiamo sentirci sempre forti, sempre duri. Dobbiamo stabilire delle tappe, delle priorità. E piantare le nostre bandierine. Ma così non si arriva da nessuna parte. Perché quello che ci illude non è la verità. Stiamo correndo dietro il sogno di un fantasma, mentre fuori c'è un intero mondo che aspetta di essere scoperto. Per entrare in sintonia con questo mondo, basta mollare un attimo la maschera del nostro dover essere e farci una passeggiata a tarda sera. In pieno centro città, in mezzo agli altri, per capire che la vera felicità è vivere in pace. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi. Affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te.
a domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.